Ciao ragazze. Ciao ragazze. Allora, video kit. Dunque, questa settimana ho preparato due kit, sempre uno di mini album e uno di card. Allora, ho pensato di fare un piccolo mini per bambini. Ecco, praticamente ho fatto questa combinazione qua. Mi è piaciuta, l'ho vista e l'ho disegnata e fatta. Ecco qua. Questo è la base del mini che io ho preparato. È un mini mini perché ha solo praticamente 4 pagine e ho pensato che magari potesse essere un'aggiunta a qualche altro album, magari fatto in serie, tipo la mia prima pappa, il mio primo sorriso e via dicendo. E quindi ho pensato appunto di fare questo mini con la forma del biberone. Eccolo qua. E così ci ho abbinato anche tutto il resto. Allora, ho messo un foglio di carta ondulata bianca perché potrebbe essere un'idea magari fare il bordino così, o magari anche così, della bottiglia del biberone. Questa è una cosa che è venuta in mente a me, poi uno lo utilizza come meglio crede. Questo ve lo dico sempre, non dovete per forza fare le cose perché voi avete la vostra idea e quindi io ve le espongo le mie e vi do appunto uno spunto. Così vi spiego anche perché scelgo questo tipo di materiale, perché quando io scelgo un materiale lo scelgo in base alle idee che mi vengono per creare appunto un mini album e così lo espongo a voi. Poi magari voi avete un'altra idea e lo fate in un altro modo, ma non importa. Allora, ho scelto queste carte un po' colorate, così, questa, ve le ho messe abbastanza abbondanti così magari se vi rimangono potete anche usufruirle per fare anche altri motivi in abbinamento o qualche cartolina, così, questa qua, così e così. Queste sono diciamo le pagine che i fogli che dovranno rivestire magari poi il mini, mentre questi ve li ho messi, mi sembravano simpatici, ve li ho messi per creare appunto dei motivi. Ecco, questo è a quadrettini, questo è a righine sempre intonato con i colori e questo è a pois. Così voi potete sbizzarrirvi all'interno e magari creare dei motivi a portafoglio, come preferite voi, avete un po' di carta in più. Cosa ho abbinato? Ecco, ho abbinato anche, facciamo vedere il biberone così vi spiego, questi due freccettine diciamo così da mettere magari qua, così, oppure così. Vedete voi. Poi vi ho messo una bustina che potete colorarla, metterle il pizzetto, fare insomma tante combinazioni su cui scrivere anche per esempio il giorno della mia prima pappa, la reazione, tutte queste cosine così, no? Poi vi ho messo degli adesivi sempre in tema bambini. Ecco, queste sono due strisce adesive per decorare, questi qua altri due, questi sono degli angolini da mettere magari se create una cornicetta o qualcosa del genere e altri due tondi così.
Mentre poi vi ho messo anche due cornici adesive, due fogli di cornici adesive, sono 6 nel totale, che mi sembravano carine appunto per o per scrivere, oppure non so, per metterci un titolo di qualcosa. Poi veniamo subito ai pizzetti. I pizzetti ho messo questo rosso, questo blu turchese fatto così con gli smerli, questo bianco, questo e questo in sangallo, che mi sembra proprio indicato per i bambini. Poi vi ho messo anche questo nastrino e quest'altro nastrino. Non ho abbondato di nastrini perché cioè dipende dalla tipologia di album che volete fare, che sia femminuccio o maschietto, adesso non lo so, quindi i colori non riuscivo, infatti questi sono neutri, un verde, un verdino e le paperelle, che vanno bene sia per maschietto che per femminuccia, quindi ho detto magari in aggiunta voi potete comunque sempre aggiungere qualche altro nastrino se credete che questo non sia sufficiente. Poi vi ho messo anche delle cosine tipo, ecco, adesso le prendiamo subito, questi due fiorellini glitterati con la foglia, che sono adesivi, queste due stelline che sono in pannolenci, questi fiorellini che sono della prima, così, un cuoricino in pannolenci, una mollettina col cuoricino, un fiocchetto e un biberone in legno. Poi vi ho messo dei bottoncini sempre neutri perché praticamente, appunto, ripeto, non so, maschio o femminuccia, e quindi vi ho messo un po' di bottoncini così da abbinare e da combinare. E infine vi ho messo anche questa scritta adesiva che riporta la parola baby. Ok, e questo era il primo kit del mini. E adesso passiamo subito alla kit delle card. Questo kit è composto da 3 card, quindi ho scelto 3 colori diversi, 3 motivi diversi. Ho scelto questo, che dà questa apertura così, e vi ho messo questo in abbinamento. Poi ho scelto questo violetto e gli ho messo quest'altra card in abbinamento. Poi ho scelto quella nera, che a me, io adoro il nero, ragazzi, l'adoro tantissimo, e ho messo anche questa come abbinamento così. Ecco, ok. Poi ho messo delle targhettine piccoline così, e voi le combinate come preferite. Ecco, così, perché poi appunto, ripeto, sarà la vostra fantasia a decidere come esporre le cose. Io vi do gli elementi e voi li dovete comporre. Dovete, scusate. Quindi a questo punto vi do anche 3
timbrate, tre timbrate che poi sarete voi a decidere dove posizionarle. E vi metto una coppia di sposini, la bambina bellina con i cuoricini e questa simpatica, così. Quindi questi saranno da colorare in base appunto alla tonalità delle vostre carte e i colori che decidete di abbinarci insieme. Poi vi ho messo, allora, questo pezzettino di pizzetto, che è un nastrino, diciamo, con le roselline. Questo. E questo. Poi cosa vi ho messo? Vi ho messo questi fiori, vi ho messo queste gerbere, una sul bordo rosso bianco e una bella rosellina bianca, così. E infine vi ho messo i tre nastrini e vi ho scelto questi tre colori che a me sembravano appropriati. Eccoli qua. Ed ecco qui i kit di questa scusate settimana. Bene, spero che vi siano piaciuti e che niente, che appunto io avevo preparato il mini biberone perché mi sembrava proprio una bella idea. Non sono riuscita a farne un altro perché avevo intenzione anche di farne un altro, però non ce l'ho fatta perché in questo periodo sono tempestata di messaggi e mail per quanto riguarda appunto l'incontro del 30 settembre. E allora insomma devo cercare di accudire un po' a tutte le cose, quindi non voglio peccare in niente e allora sono riuscita a preparare questi due kit. Spero che comunque siano piaciuti, sono semplicissimi da fare, molto belli e vi tengono in allenamento. Quindi vi do appuntamento al prossimo video, che spero di riuscire a fare un tutorial su un modo carino di formare delle pagine con cartoncino per un mini album. Ok, ora vi saluto veramente. Ciao ragazze, un bacio a tutte e ci sentiamo presto. Ciao!